Allora adesso andiamo a vedere il motorino. Ok. Yo! E questa una conversazione tra nonna e nipote. Nonna e nipote. Nipoti. Ecco la nonna, nonna Grace. Era Aurora. Regalano vitamine, gazette ragnodure. Potete vitamine che vuoi, carboidrati e state come sempre. Basta. No, bisogna mangiare anche carne. Basta che te parli, non si dice parole. Ecco, di cosa si dice? Perché non mangio carne, non mangio... Perché mangio la verdura, ma basta. Mangia solo vitamine e basta. Solo perché non mangia carne? Perché non vuole ingrassare. No, perché non ho sempre voglia di farne. Non mangi, non mangi niente, non te mangi. Carboidrati ci vogliono le come si chiama? Quei bistecchi. I carboidrati sia pasta, il pane. E la carne cosa sei? Faccio, posso mangiarlo io, Chandra? Ma non mangi a Chandra, Chandra cosa mangi? Ma Chandra, ma la pasta, il filetto. E ti grassi tutto il filetto io? Tutto il filetto, io non mangio il filetto, mangio il tosti io. No, non ho chiuso con Nicolas. Beh, io avete un dorato un po' più serio. La tinta che tale anche a volta ti ha fusenti. Cosa stai preparando? Le tagliatelle con le vongole, con i crostacei, perché ha mal di denti, si è levato un dente. Perciò come deve masticare lentamente. Mentre loro stanno parlando delle cose che riguarda loro, e anche Brocian adesso è l'ora di mangiare. Ora mangiamo. Ciao. Alright guys. Stamattina ho mangiato il latte. Il frigo aperto. Il caffè latte e 4 fette biscottate con la marmellata. Moro da fame. Buon mangiare. Buon mangiare. Dice che dove siamo adesso? Al campato dalla nonna Graziella. Ok. Oggi facciamo pranzo dalla nonna Graziella. Sì, spero che voi ricordate della nonna Graziella. Mettete i commenti dove nonna? Qua giù. E like come like? Like, come si dice like? Piace? Piace, va bene. Ok. Ok, buon appetito. Torna, venite in Italia. E vi trattiamo bene. Buona. Grazie, nonna. Buona. Tagliatelle. Dai, facciamone viva oggi. È nato un bel bambino. Oggi la nonna è diventata per la seconda volta il bisnonna. Gloria Paolo. È nato Edoardo. Ecco. Con la seconda bisnipote. Bella. La vedo da fuori. Se voi vi ricordate, sul nostro blog, vero? Abbiamo un nostro blog dove c'è una bambina, si chiama Virginia. Guardate il nostro blog qua sopra. Blog di carnevale, guardate, e la Virginia è avuta un fratello, il nome Edoardo. E stamattina? Stamattina. Spero un giorno, se abbiamo permesso, chiediamo ai genitori di fare un video per voi ragazzi. Bene? Yeah! Con Virginia e Edoardo. Stamattina. Oggi siamo solo in tre. Dai tutta casa. E io proprio buona. Tanto gusto. Sì, buono. Ti sai una cosa che non faccio? Quello che non so. Domani verifico se ti ricordo su di lei. Sette filosofie che c'è qua. Che schifo, non ho mai ragione. No, ero per l'Alberta, io di altro, ho fatto i travesini. L'Alberta io, cara, ma hai ragione, non so. Dai, allora, Chandra ha ragione. Ma dai, ha ragione. Dai.
stai sottignoso, tanto non ho altre qui a Roma, già andata a spesa. Sì. E vuoi, Sandra, ne vuoi uno anche tu? Solo col formaggio? Ma ce n'è uno? No, allora tu sei un tutto io. Va bene, allora mangi quello che c'è. Mangi quel pesce, sì. Come ti senti diventare per la seconda volta? Ah, me lo sentivo emozionata, no? Me lo sentivo... Sì, mi dispiace che c'è il nonno, non l'ho potuto... Mm-hmm. Ma io ho mostrato la foto di Edoardo. Non c'è che c'è. Col telefono gli ho mostrata. Ma che bravo sei! Ma io tu Anna. Anche questo è il mondo sempre te Elena. Bene, bene, bene. E adesso dai. È l'ultimo. Importante che sei felice. Non ho Lucia che ha detto di salutarmi. La voce a madre, Vittoria a casa perché mi ha detto di riarmi. Guarda, dimmi quando te ne sei con te. È sacro. Ciao mio, perché avevi detto che no. Ah, a proposito, le chiavi del motorino, dopo lo facciamo vedere, che abbiamo un motorino di Vespa, molto 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 bella. Facciamo vedere, ma mi sono dimenticato di non portare le chiavi, ma comunque vi faccio vedere ragazzi, no? Che abbiamo una Vespa. Facciamo provare la Aurora, di montare sopra, possiamo di pulirla. Ciao, prendi il pesce, se no vi trovo. Seguite sempre, ragazzi! Non andate via da nessuna parte, restate qui. Questo cos'è? I biscotti che la nonna ha preso dalla Bofrost, che poi bene, poveretta. Beh, devi ringraziarla, no? Ma sì, ma te, vabbè, sì, grazie. Sono pasticcini buoni, dai, dai. Che sei delicata. Non sei delicata. Perché sono buoni. E ringrazio Dio di averli, che tanti bambini che muoiono da fame. Perché hai il piatto di minestra, perché hai tutto. Questo è biscotto al pistacchio che è orribile. È buonissimo. Come mai è orribile? È buonissimo, a me non piace. Questo è un altro che è meglio, al pistacchio. Poi questo qua, non so, una ciliegia in mezzo. Una nocciola. Su tutti i tipi di nocciola? Sì, su tutti i tipi di questo è il cioccolato, è tipo una ciambellina piccola. E questo è un altro cioccolato che sa da mandorle, ma questa è la frolla. Mandorle. Oh, guarda. Cioccolato, sono 3-4 gusti. Basta, un certo. Sono buoni, Italia. Allora adesso andiamo a vedere il motorino. Ok. Ma io sono scalzo. Questo sa di cocco. Cocco? Mm. Forse dall'Indonesia il cocco. E questo il motorino Vespa. Montalo. Monta. Ma ferma. Monta. No, no, assi così. Monta. Ma come cazzo? Ecco, girate. Ma io. Ma lì da voi ci sono le vespe. Cosa? E poi, lì da voi ci sono le vespe. E poi di che colore sono? E tu? Di che colore ti piace? A me non... Nera. Perché tu, ci sta con te. Almeno tu hai la patente per guidarla. Quindi lo guido io questo. Infatti, io ci monto e basta. Ma lo sai che questa vespa è più vecchia di me? È del 1999. E se voi avete, vabbè, avete vespe, comunque scriveteci di che tipo ce l'avete, di che colore ce l'avete, quale, appunto, quale colore vi piace, fatelo sapere nei commenti. Ciao! Ciao ragazzi, se avete visto il video, spero che vi piaccia e arrivederci, a presto. Commentate, mettete like, iscrivetevi e basta. Ciao! Ciao!